Tutto è quasi pronto qui in Contrada Magazzinazzi, nei pressi della stazione di Castellammare del Golfo. Siamo qui con Massimo Messina. Tutto è quasi pronto per sabato 18 giugno, data in cui è fissato l'appuntamento con il beach soccer. Si ritorna quindi quest'anno, come già lo scorso anno, la scorsa estate, si torna a giocare. Allora, Massimo Messina, ci può spiegare intanto che cosa accadrà sabato qui? Allora, sabato, come l'anno scorso, partiamo e inauguriamo il torneo di beach soccer binario 187 con una manifestazione All Stars, vale a dire vecchie glorie del calcio siciliano professionistico che hanno ben figurato nella loro carriera e si cimenteranno in questa disciplina qual è il beach soccer, una serata di puro divertimento e pura esibizione. Quindi ci sono calciatori, ex calciatori, sì, avremo, un certo spessore. Avremo un certo spessore di blasone calcistico come Barraco, Capizia, Liuzza, Cannavò, Campanella, Di Fresco, Galeoto e tanti altri, perché sono veramente tanti quest'anno. Questa manifestazione è talmente così sentita che addirittura talvolta è l'ex calciatore che cerca di contattarci per poter accedere pure loro a questa esibizione. Allora, Massimo Messina, ci può illustrare come si svolgerà quindi il torneo estivo che è in programma qui? Più che un torneo, parliamo di una ufficiale tappa regionale di Serie B, in quanto autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer di Roma, e noi siamo come promotori di una tappa regionale Sicilia Occidentale. In tutta la Sicilia sono tre le tappe organizzate, e abbiamo una ad Alcamo Marina, una a Pozzallo e una a Patti. E noi siamo gli unici della Sicilia occidentale. Il movimento è un movimento disciplinato appunto dalla Lega Nazionale Dilettanti, BGC, che appunto sta espandendo e sta cercando di espandere ancora di più questo movimento, questa disciplina di beach soccer, e ci ha graditi tanto di essere anche noi tappa ufficiale. Bene, quindi partecipazione anche del Catania. Sì, abbiamo la grandissima, grandissimo piacere e orgoglio di poter ospitare per una giornata il 2 luglio alle ore 18:30 presso questa struttura del binario 187 la massima espressione beach del sud Italia, che vediamo qui alle tue spalle. Esatto, il presidente Bosco ci ha onorati di presenziare appunto presso il nostro locale. Loro faranno un'esibizione per esportare la disciplina. Loro sono la massima espressione, come dicevo. È chiaro che nel nostro territorio ancora il beach soccer non è molto conosciuto, di conseguenza avere la possibilità di far vedere alla gente alcamese, non solo, cosa significa realmente beach soccer, quale migliore occasione è quella di vedere appunto il Domus Betti Catania di Giuseppe Bosco. E allora, riepilogando, quante squadre partecipanti? Allora, alla tappa ufficiale abbiamo 8 squadre che verranno suddivise in 2 gironi, che andranno poi a decretare il 9 di luglio alle ore 21 la vincitrice della tappa regionale. Il movimento non si ferma lì, perché noi, essendo tappa ufficiale ed essendo tappa regionale, poi la nostra società, la nostra squadra vincitrice, avrà la possibilità di poter essere selezionata a livello nazionale dal Dipartimento per partecipare in concomitanza con la Serie A di beach soccer a Riccione a fine luglio, inizio di agosto, nella fase nazionale finale, e potersi laureare campione d'Italia e avere così anche il diritto all'anno successivo a iscriversi nei campionati di Serie A. E per finire, con la polisportiva Alcalà, di cui tu sei tra i principali, non soltanto fondatori, ma ci ricordi il tuo ruolo? Vabbè, io ricopro un duplice ruolo, quello di allenatore e quello di vicepresidente. Benissimo. E ora mi sto praticando appunto nel beach soccer, che ho avuto il piacere di conoscere circa 10 anni fa a Ostia, a Roma, dove ci siamo laureati in campione d'Italia. Non movimento FIGC, ma un movimento amatoriale, e da quel momento mi sono innamorato appunto del beach soccer. Bene, allora anche il progetto Alcama va avanti. Il progetto Alcama chiaramente va avanti, deve perdurare, perché è un nostro importante progetto, quello di portare un po' di calcio ad Alcamo sano, di puro divertimento, senza ambizioni, senza progetti economici e di business, solamente dare la possibilità all'alcamese di potersi divertire giocando a calcio.